Ragazzi, siamo su Minecraft e qua c'è una pecora molto strana. Lei sarà una costruttrice e io gli dovrò dare i materiali per poterla, tipo, non lo so, per poter costruire delle cose insieme a lei. E oggi, carissima pecora, tu costruirai per noi, guardate, molto felice. E se vuoi anche seguirci, guarda, ci fai assolutamente un favore. Io ho già preso, ovviamente, un po' di legno e queste cose non so perché ci sono nel mio inventario. Però queste due cose me le tengo, invece. Queste due cose me le tengo, tipo il piccone che c'è, che è bello. E questi cosi di cose. Ok, vabbè, va bene, cioè nel senso, guardate che poi dopo tutto è bello, no? Così, è ovviamente bello. Però adesso sapete cosa vado a fare? Vado prima di tutto a craftarmi determinate cose, tipo pecorella. Tu adesso mi dovrai costruire una casa non troppo grande, tipo 4x4, ok? 4x4 con chiaramente un po' di cobblestone e ovviamente un po' di legno. Però non troppo, tipo qualcosa. Ovviamente se hai bisogno di fare altro, cioè nel senso di costruire robe, cioè nel senso non mi devi rompere le palle ogni volta, cioè ma costruisci e basta, nel senso non è che adesso io sono il tuo schiavo che devo portare sempre tutti i tuoi materiali. Puoi anche cavartela un attimo da solo, però chiaramente io ti dovrò aiutare a portarti i materiali. Questa cosa è chiara e ovvia, cioè assolutamente no ragazzi, cioè ovviamente noi dobbiamo aiutarla a portare tutte le cose del caso, assolutamente sì. E quindi adesso farò così. Molto bene, carissima. Oh, vedi, vedi, cioè, è già bravissima. Allora, intanto tu costruisci, cara pecora. Io vado immediatamente a prendere un po' di cibo, perché senza cibo io non riesco a vivere, ovviamente, come ogni persona normale. Cioè, dico, come ogni persona umana, perlomeno. Non lo so, correggetemi se sbaglio, ma almeno voi, anche voi mangiate, no, giusto? Perché poi magari, non lo so, sono strano io che mangio. E poi dopo no, insomma è brutto se solo io mangio. È tipo perché vorrei anche che magari anche gli altri mangiassero. Io sono abbastanza convinto di questo, ma magari sono pazzo io e sono l'unico che mangia. Tipo adesso se mi trollate nei commenti che mi dite che non mangiate, poi io impazzisco. E evitate di farlo, perché poi magari io non fatelo, perché poi mi spavento, impazzisco, tipo mi vengono le crisi esistenziali e urlo, e magari poi dopo mi internano in un ospedale psichiatrico. Quindi vorrei evitare. Quindi nel caso, se avete voglia di prendermi in giro, sì, però poi io ve l'ho detto, potrei dover parlare con uno psichiatra dopo. Decidete voi, insomma. La pecorella e la monella ha molta fame. Oh, porca puzzarda, sto arrivando. Però, oh no. Nonno, dove... Allora, prima di tutto, la pecorella... Eccoti qua, pecorella, pecorella. Ah, sì, nel server ovviamente c'è anche nonno, che non è assolutamente la pecora. Nonno. E quindi, praticamente, adesso vediamo un attimo dove potrebbe essere. Ah, ecco qua, la crafting table. Io qua vorrei costruire un attimo una fornace, perché dovrei anche, ovviamente, mettermi un po' così, capito, di... poter costruire, poter anche cibarmi di queste cose qua, quelle cose che... La pecorella, la monella deve... Forse andare da mamma pecorella per mangiare. Ah, tu intendevi questo. Porca puzzarda. Mi spiace molto. Vabbè, allora quando vuoi vai tranquillamente. Non devi assolutamente stare qua. Certo, poi ovviamente sarebbe anche carino che tu... Invece la pecorella è proprio andato. Però allora noi ci dobbiamo preparare per il prossimo video con la pecorella scurreggione monella, perché diciamo che ragazzi dobbiamo procurargli un sacco di materiali per farci costruire la nostra casa. E la vedrete qua praticamente che continuerà a salire, salire, salire tantissime volte, ma troppissime volte. E intanto però è andata da mamma pecorella, perché chiaramente ha fame. Porca puzzata, questa pecorella è proprio... Cioè io non so come si permette, veramente. Però è un genio questa pecorella. Cioè veramente ha 200 IQ secondo me. Però cioè, è una cosa non normale. Perché poi dopo vi immaginate, tipo, a volte che magari nella vita trovare delle pecorelle che vi aiutano a costruire casa. Cioè dico io, è utile una cosa di questo tipo. A me serve... Poi comunque diventa anche tua amica, non la pecorella. Anche perché poi è simpatica. Dico, non è che una pecorella antipatica, cattiva, scurreggiona, che fa sempre le cose male. No, è una pecorella brava e simpatica. Quindi adesso noi dobbiamo prepararle una cesta con tutte le cose per il prossimo video, ovviamente aiutarla a costruire, cioè non aiutarla, semplicemente lei costruisce, perché adesso io non è che faccio tutto, cioè nel senso io ovviamente sono una persona molto impegnata, non devo star lì a costruire, però sicuramente la vedremo nel prossimo episodio che ci farà la schiava. Fatemi sapere se volete vedere davvero questo episodio oppure no, perché magari non lo volete vedere e allora vi dico ok, scusatemi tanto, non ve lo farò più assolutamente vedere, vi chiedo completamente scusa, però questo è un molto bella che secondo me ha avuto, perché sono molto intelligente. E comunque niente, adesso prendiamo questa cosa
Ok, molto bene. Ovviamente mettiamo anche del legno qua dentro, perché è molto utile ed importante mettere del legno. Cos'altro potrebbe aver bisogno? Ho detto della la casa dovrebbe essere costruita con della pietra e del legno, giusto? Quindi devo andare a prendere altra pietra, mi sa, perché del legno mi sa che ce n'è anche abbastanza, secondo me. Quindi sarà meglio andare a prendere della pietra, secondo me, secondo il mio modesto parere. Facciamo così, guardate. E poi comunque secondo me anche del ferro, anche altre cose. Perché non è che la pecorella starà a costruire solo una casetta. Cioè, nel senso, costruirà un sacco di cose. Poi guardate qua, non vorrei dire, però insomma, io ho acceso la luce. Perché? Perché ovviamente è utile accendere la luce. Cioè, nel senso, non voglio che voi non vediate niente. La luce serve in tutti i contesti della vita, no? E non so se state sentendo questi rumori, ma questi rumori provengono da una caverna, cioè da questa caverna in realtà. E questi rumori provengono da degli zombie. Non so se vi rendete conto di quanto pericolo possa esserci in questo momento. Tanto, spoiler, tanto pericolo, perché io non ho... Ho una spadina in realtà. Una spadina però di pietra. Io non è che sia esperto PvP-er di Minecraft, anzi faccio anche abbastanza schifo come PvP. Giusto per... insomma, giusto per... Non lo so, ribadire una cosa che non è già stata ribadita abbastanza volte. Cioè, nel senso, ripetere, ecco, ripetere. Oh, porca puzzarda, per non dire qualcosa. Puzzarda, puzzarda. Non stavo per dire put... Stavo per dire puzzarda. Cosa... Invece vi lancio le cose in testa. Vi... Vabbè, forza, no! Stavo per andare, pazzo. Pazzo malato di mente. E scheletruzzolo. E non ti permettere, sai, perché sennò poi dopo io ti devo far fuori con le mie stesse manine. Vi chiedo scusa se ho appena ucciso il microfono. Non dovevo, è una mia responsabilità e me ne rendo conto. Ma sapete cosa? Cos'è appena successo? Ma cioè, questo creeper è stato un kamikaze. Cioè, avete visto? Ma ha ammazzato tutti. Ma un creeper fuori. Ma oh! Ma solo io posso permettermi di ammazzare la gente. Come si è permesso? Cioè, io devo ammazzare, mica lui. No, no, scheletro. Scheletro. Ma chi vuoi far fuori, eh? Ho capito che vuoi farmi fuori, ma io sono un pro. Cioè, tu non hai capito con chi hai a che fare, forse. Forse non ti è chiara questa cosa. Forse non sai, non hai presente del nome Dunis. Forse non l'hai mai sentito questo nome Dunis. Ma fidati che dovresti sentire questo nome Dunis, perché il nome Dunis è riconosciuto dal popolo più incredibile del mondo. Il popolo sareste voi, ovviamente. È incredibile perché siete incredibili, veramente. Vi lovo tanti, nel senso che vi... ovviamente come amici, ovviamente. Per favore. Però no, più che altro perché, nel senso, poi magari qualcuno pensa male. Però insomma, e io dico sempre come amico, no? Cioè, che intendo sempre come una persona amica, mi rivolgo a voi come se fossimo tanto amici, no? Perché dopo tutto è quello che siamo, no? Molto amici. E porca puzzarda, oh! È come se noi, tipo, ci scambiassimo, ci divertissimo fra di noi, fra amici. Facendo questi video, intanto prendiamo il ferro. Molto utile questo ferro, assolutamente. A tutti quanti serve un po' di ferro nella vita. Dopotutto, senza ferro, che cazzo fai, eh? Senza ferro. Cosa fai senza ferro? Sono diventato extracomunitario. Non so cosa ho detto, vabbè. Insomma, sono diventato una persona che parla benissimo italiano. Una persona tantissima. Vabbè, avete capito, no? Dopo tutto io di essere russo, madre Russia. Molto bravo sono, secondo me, a doppiare i russi. Sono un popolo molto intelligente e bravo. Mi gustano, nel senso... Non pensi a male, ripeto, cioè nel senso... Sempre come amici, ovviamente. Ora come faccio ad uscire fuori, però? Mannaggia. Sono proprio sciocchino, però, devo dire, perché... Se io avessi pensato ad una strategia per poter uscire da qua fuori... Ora, a questo punto, non sarei a questo punto. Cioè, nel senso, non sarei qui che devo cercare di uscire. Però, devo dire che i materiali più o meno li abbiamo preparati. Ho anche preso un po' di ferro, che adesso magari mettiamo anche a cuocere, perché chiaramente serve anche cuocere il ferro. E poi il legno, prima di tutto, lo mettiamo qua dentro. Anzi, magari me ne tengo, ma giusto poco, Secondo me questo legno gli basta anche, per dire. Poi la pietra... Per la pietra è un discorso un po' più complicato. Non so quanto la possa usare. Magari la userà tanto, magari la userà poco. Chi lo sa, potrebbe essere come potrebbe non essere, insomma, no? Sono molto contento di fare questa nuova serie. E sono anche molto felice di poter dire che siamo giunti alla fine di questo video.
E che se volete potete appunto commentare per sapere appunto se vi va, se continuiamo questa serie oppure no. A me piacerebbe continuare perché la signora pecorina, la monella, dovrebbe essere presa in considerazione perché deve diventare anche lei famosa come Dunis, no? Cioè, dopo tutto io sono super famoso, come voi ben sapete. Scherzo, ovviamente. E quindi, ovviamente, quindi commentate. Anzi, mettetemi anche la vostra emoji preferita, perché me lo chiedo proprio quale potrebbe mai essere la vostra emoji preferita. Sono molto curioso. La mia è tipo quella là che ride tanto. La uso tipo spessissimo dappertutto, che tipo ride tantissimo. È la mia preferita quella. E poi niente, lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.